L'esperienza che abbiamo vissuto in questi 10 anni e poco più ci hanno permesso di diventare una sorta di osservatorio privilegiato, sul cinema catalano, un cinema che dopo un periodo piuttosto difficile oggi conosce una stagione fortunata, grazie anche ad una politica culturale lungimirante che ha saputo riconoscerne la ricchezza e il valore. Un cinema che abbiamo visto nel tempo crescere, cambiare, evolversi, un cinema che forse non può, nel quale non si può riconoscere un motivo dominante, un genere dominante, uno stile dominante, piuttosto un sistema complesso, un sistema composito, un sistema multiforme, che però ha esplorato tutti i territori dal documentario alla finzione e nell'ambito del cinema di finzione tutti i generi. Dall'horror al dramma, alla tragedia, alla commedia, al cinema d'animazione. Difficile quindi riconoscere un leitmotiv, riconoscere un fil rouge che un po' passa attraverso tutti i film che abbiamo visto in questi anni, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni di attività. Ma c'è forse una considerazione generale da fare intorno al cinema di finzione e ad una matrice letteraria del cinema di finzione. Ecco, questo mi sembra un tratto comune che può essere sottolineato. Sono molti i film che provengono da precedenti opere letterarie, sono adattamenti cinematografici di opere letterarie. Lo è La vita senza la Saramatta, per esempio, da un romanzo di Pepe Puccio del 2015, lo è Elisa Cappa da un romanzo di Lolita Bosch, lo è per esempio il film horror fantasy El Bosque di Oscar Aybar, che è tratto da un romanzo dello scrittore Albert Sánchez Piñol, lo è la stessa trilogia di Agustí Villaronga. A cominciare da Panegra, per esempio, che nasce dall'opera letteraria di Émilie Texidor, Incerta gloria, proviene da uno dei capolavori della letteratura catalana di Joan Salas. Lo stesso ultimo lavoro di Agustí Villaronga, Il ventre del mare, è un adattamento di un capitolo di Oceano Mare di Alessandro Baricco. Ecco, l'altra caratteristica che un po' accomuna queste esperienze è una significativa rappresentanza femminile. Questo nuovo cinema catalano è un cinema delle donne, è un cinema che parla delle donne, in cui le donne si sono ritagliate uno spazio importante, aspetto che mi sento anche di invidiare rispetto al panorama del nostro cinema sardo, anche del nostro cinema italiano in generale. Sono molte le autrici. Sono molte le registe che sono anche sceneggiatrici dei loro film, sono attrici, produttrici, sono donne che hanno maturato una solidissima esperienza formativa nell'ambito delle scuole di formazione più prestigiose della Catalogna, come l'ESCAC, per esempio, come l'Università Pompeu Fabra. Ad esempio, e oltre alla già citata Laura Jou, c'è Elena Trapé, De Las Estancias, c'è Lucia Alemani, c'è Patricia Ferreira, c'è Mireia Ross, c'è Neus Ballús, quindi sono veramente moltissime le donne che compongono questo nuovo scenario del cinema catalano. In questo scenario, che dicevo appunto essere estremamente vario, estremamente variegato, ci sono però almeno due film e due autori, o meglio, un autore e un'autrice, che ne segnano un po' i confini di questo rinascimento. Da una parte Agustí Villaronga con Panegra, che apre appunto a questo nuovo corso fin dal primo progetto di Catalunya Cinema, e dall'altra Alcarràs di Carla Simón, che è un punto di arrivo, forse un punto di approdo. Spero, immagino provvisorio, temporaneo, di questa parabola tutt'altro che discendente, disegnata, tracciata dal nuovo cinema catalano. Panegra è considerato da molti il film più solido e più emotivo del maestro Agustí Villaronga, scomparso recentemente. È un film che ha avuto moltissimi riconoscimenti, 12 o 13 premi Gaudì, 9 premi Goya, la candidatura agli Oscar come miglior film straniero per la Spagna. È un film che traccia un ritratto molto doloroso, molto sofferto della barbarie del dopoguerra nell'entroterra catalano, in questo medioevo rurale dove la storia
viene raccontata dal punto di vista dei perdenti, degli ultimi, degli emarginati e anche persino dei bambini, perché se è vero che la storia viene scritta da chi vince, è anche vero che tocca a chi resta provare a riscriverla. Un cinema umanista, quello di Agustí Villaronga, attraversato, pervaso da un profondo rigore morale, sporcato dalla contemporaneità, come qualcuno ha scritto di lui. Dall'altra Alcarrás, il secondo lungometraggio di Carla Simón, che ha vinto con questo film l'Orso d'Oro alla penultima Berlinale, primo film in lingua catalana dopo aver ottenuto un premio così importante dal punto di vista internazionale. Carla Simón con Alcarrás ci riporta nei luoghi della sua infanzia, ci riporta a quell'entroterra catalano che già avevamo imparato e amato in estate 1993. Qui racconta la storia di una famiglia di raccoglitori di pesca, la famiglia Solé, che è di fronte alla fine di un modello economico, di un modello familiare, quello appunto della terra che viene strappata all'agricoltura per lasciare spazio agli impianti fotovoltaici, in nome di un'idea di progresso che Carla Simón non giudica, non ci dice come buono o cattivo. Ci dice semplicemente che cosa accade, perché questo non è un film che dà delle risposte, questo è un film che scatena delle domande, che anima, che agita, innesca una riflessione intorno a parole importanti come progresso, come memoria, come identità. E anche in Alcarrás, Carla Simón conferma una poetica cinematografica fondata su uno sguardo quasi documentaristico rispetto alla realtà. E la sua è una regia da dentro. La camera non assedia, non placca, non insegue i suoi personaggi, piuttosto li sbircia, li guarda e li racconta attraverso le cose. È una regia che procede quasi per sottrazione, con piccole azioni e dialoghi rarefatti. E Carla Simón conferma in questo film, se mai ce ne fosse stato bisogno, la sua grande abilità nella conduzione degli attori, soprattutto degli attori non professionisti e soprattutto dei bambini che avevamo già visto in estate 1993. Questi due film, Panegra da una parte e Alcarrás dall'altra, sembrano due film lontani apparentemente, ma in realtà non lo sono davvero del tutto, secondo me, perché sono film che condividono, oltre a cose importanti come la candidatura agli Oscar, per esempio, quindi questo grande riconoscimento a livello internazionale, sono film ambientati nell'entroterra catalana, sono film corali, film plurali, e tutte e due, uno da una parte e uno dall'altra, segnano appunto l'inizio e lo stato delle cose di una nuova cinematografia che si conferma estremamente dinamica, molto convincente, ma soprattutto capace di parlare a un pubblico anche fuori dai propri confini regionali, un cinema ancora capace di raccontare la complessità del reale.